Parliamo dell'origine del modello relazionale che in questo momento è quello che nella nostra società è dato per assodato, cioè la monogamia. Ora, bisognerebbe fare diverse riflessioni su questo, cioè il perché l'amore deve essere per forza, ad esempio, perché deve essere per forza esclusivo, o almeno perché deve essere sempre una questione di io provo questo per qualcuno, quindi lo proverò solo per questa persona. Anche se riflettendoci riflettendo su questa tematica nella propria vita, si può vedere che nella propria vita molte persone amano più di una persona, magari non contemporaneamente. Però è anche vero che quando un genitore ha due o tre figli, lì il problema è che non puoi amare uno più di un altro. Ci sono diversi modi di amare il proprio figlio, come ci sono diversi modi di avere una relazione amicale con qualcuno. Non posso avere solo un amico. Puoi avere diversi amici e avere relazioni con questi amici diverse, ma non vuol dire che alcuni amici siano più in alto rispetto ad altri, o che comunque tu non puoi avere amici ad esclu senza escludendo praticamente tutti gli altri a parte una persona. Ora, se riflettiamo questa cosa nell'amore, ovviamente è molto più complesso nell'amore romantico e anche sessuale, perché l'argomento è molto delicato. Ed è molto impregnato principalmente oggi di regole etiche e morali che sono state applicate da religione e in generale dalla società principalmente occidentale. Perché basta guardare, basta girare lo sguardo e vedere da altre parti del nostro pianeta, non solo nel regno animale, ma anche in popolazioni indigene passate e presenti, possiamo notare che anche solo il concetto di matrimonio, che per noi è principalmente una sorta di contratto di esclusività sessuale e di comunione dei beni, per molte altre popolazioni, tutto ciò non è così ristretto. Si hanno spesso, partendo per esempio dal regno animale, si hanno spesso dei problemi nell'analisi dei loro modelli, delle loro società. Perché, ad esempio, un film molto famoso che era Marcia dei Pinguini, quel documentario in cui si vede quanto i pinguini, le famiglie dei pinguini e le loro società spendono energie nelle loro famiglie per la prosperità appunto della loro specie, per i loro figli, e per i loro partner. Quel film e quel modello relazionale è stato preso dal resto della società come un esempio di monogamia massimo, quando in verità sappiamo benissimo che principalmente quel modello si applica per un periodo molto specifico e molto ridotto della vita di un pinguino, anche perché è una cosa solo inerente a quel momento. Quando un pinguino fa un figlio, poi quel pinguino cresce e diventa grande, il pinguino maschio e il pinguino femmina, che sono i suoi genitori, non resteranno lì con le mani in mano. E quella grande relazione monogamica che noi adoriamo, in verità, per loro, dura solo per quel tempo specifico, per poi dissolversi nel nulla. E ci sono anche casi di quelli che noi chiameremmo nella società umana prostituzione, principalmente fra pinguini. Sembra strano il termine, però è proprio così. Ovvero, magari, pinguine che per avere dei sassi perfetti per i loro nidi, offrono come moneta di scambio per i pretendenti maschi che portano le pietre alla donna, offrono il proprio corpo. Ora, per quanto riguarda appunto le popolazioni indigene, noi sappiamo che in verità popolazioni indigene del passato e popolazioni indigene presenti non si pongono gli stessi problemi che ci poniamo noi nelle società occidentali. Principalmente ricercatori e scienziati che sostengono la monogamia come elemento fondamentale della vita dell'essere umano e della sua prosperità, hanno
analizzato il passato prendendo principalmente due elementi come problemi che vennero risolti da modello monogamico, e sono la competizione fra partner che in villaggi sedentari portavano a anche scontri che, secondo appunto questi scienziati, portavano solo ad altri problemi che si aggiungevano ai problemi che già potevano avere una società di quel tempo, e che quindi la monogamia ha risolto in questo senso, quindi con l'esclusione romantica e sessuale, e poi appunto l'esclusività sessuale, che è secondo loro fondamentale perché altrimenti non si avrebbe coscienza della paternità dei figli, ad esempio. Quindi se uno non sa chi è il figlio di chi, ci possono essere dei problemi di gestione e di competizione. Ma riflettiamo un attimo su questo. Tutti questi elementi noi li prendiamo per assodati nella nostra società occidentale moderna, all'interno della quale ci sono delle regole etiche e morali molto specifiche. Ma se così non fosse? Cioè, se noi vivessimo in una società completamente diversa, all'interno della quale donne e uomini hanno la stessa libertà sessuale, hanno la stessa libertà di scegliere i propri partner o di scegliere di non avere partner, sessuali o romantici che siano, se tutti possono avere lo stesso livello di, economico, la stessa possibilità economiche, e per esempio una donna non dovesse per forza inseguire l'idea del matrimonio per poter sopravvivere, o un uomo non dovesse per forza sistemarsi, come intendiamo noi in Occidente, appunto nella società occidentale, per poter vivere una vita felice. Se tutto questo noi lo smontassimo, cosa rimarrebbe? Ecco, queste sono delle domande da porsi, anche perché ci sono popolazioni attuali da tutte le parti del mondo. Si parla dei Mosuo in Cina, nella Cina sud-occidentale, oppure popolazioni del Mozambico, in cui il modello è completamente diverso e non si fanno assolutamente problema, per esempio, per quanto riguarda la proprietà dei figli. I Mosuo, appunto, che sono questa antica società della Cina sud-occidentale, non gli importava nulla della certezza della paternità, e i figli, gli uomini e le donne, crescono figli delle sorelle come se fossero figli propri, e così via. Perché loro non avevano una vera e propria divisione fondamentale sulla questione nella questione matrimoniale, su che cos'è un marito, che cos'è una moglie. Loro non avevano già solo nel loro linguaggio questi due termini. Per loro esisteva solo amico e amica, e il percorso sessuale e romantico di una persona dipende esclusivamente da quella persona e non è dato dalla società stessa. Ovvero, una donna arrivata a una certa età e a una certa maturità può scegliere lei con quali persone avere un rapporto, con quali persone non avere un rapporto, che sia sessuale o romantico. E un uomo può fare la stessa cosa. Ecco, cioè la cancellazione, l'eliminazione della possessività all'interno di una relazione, porta a una libertà romantica e una libertà nella sessualità tale che quei problemi che noi ci poniamo nella società occidentale odierna non erano né problemi, né erano visti, né erano concepiti come tali, perché semplicemente non esistevano. Ora, riflettendo sulla gelosia, anche questo è un elemento per cui ci dobbiamo porre le stesse domande che ci ponevamo sulla monogamia e sul matrimonio, anche perché questo è un elemento che, secondo molti scienziati, è intrinseco all'essere umano ed è praticamente senza esso non può esistere amore, sessuale o romantico che sia. Ora, nella società occidentale attuale, la gelosia è principalmente l'unico motivo per cui si ama, perché riflettiamoci, che cos'è l'amore? Soprattutto, ad esempio, un amore dell'uomo, del genere maschile, per quanto riguarda il genere femminile, di un uomo con una donna. Stereotipicamente, che cos'è? Principalmente è un amore che non solo possessivo, ma è principalmente un amore di sacrificio totale della propria persona per quella relazione.
Questa visione dell'amore la ritroviamo in diversi romanzi, praticamente in tutti i romanzi romantici, nelle canzoni, nei film e così via, comunque in tutti i media, ci bombardano costantemente con un'idea, da centinaia di anni mai, ormai, con un'idea sempre uguale, ovvero che noi dobbiamo essere ossessionati da quella persona e non pensare ad altro, rinunciare a ogni cosa. Idealizzare quella persona a tal punto da non vederne neanche i difetti, da rinunciare a vedere dei difetti all'interno di quella persona, spendere tutti i propri soldi, ad esempio, nel tentativo di accaparrarsi quella persona, ok? E questa cosa è ultra diffusa ed è inutile negarlo. Qualsiasi canzone, anche solo le quelle più famose, pensiamo ad Every Breath You Take, no? Una canzone che comunque sì, sarà del 1983, ma è comunque di un tempo molto poco passato e riflette ancora oggi un'idea dell'amore che praticamente corrisponde a quella dello stalking, ovvero io ti seguirò ovunque, guarderò anche ogni singolo respiro che fai. A questo punto il problema è questo: la gelosia per esseri umani, che cos'è? Per gli uomini, per esempio, si sono fatte le ricerche, secondo le quali, secondo alcuni scienziati, appunto, gli uomini provano gelosia principalmente sessuale per le proprie partner, e le donne gelosia principalmente romantica per i propri uomini. Ma che cosa è stato dimostrato questo? In verità, da assolutamente niente, perché se noi facciamo delle ricerche su una popolazione specifica di un paese specifico in Occidente, non abbiamo risolto assolutamente nulla, perché globalmente non abbiamo capito nulla di che cos'è l'amore per l'essere umano e non possiamo capirlo, perché è una cosa che è situata a seconda della società, del luogo, della classe sociale e così via. Perché se noi cominciamo a smontare piano piano tutti quegli elementi che fanno parte della società occidentale, ovvero dipendenza della donna dall'uomo a livello economico, dipendenza della donna dall'uomo per quanto riguarda anche la procreazione, ovvero che se voglio avere dei figli devo avere una famiglia stabile, ma chi l'ha deciso? E soprattutto, è veramente così? Cioè, io per crescere dei figli, devo avere per forza una famiglia all'interno della quale ci sia il ruolo del padre, il ruolo della madre, o una donna non può avere abbastanza soldi, avere quindi delle risorse economiche tali da poter gestire da sola un figlio, due figli e così via? La gelosia, quindi, presa come un elemento fondamentale di una relazione, non è solo una cosa sbagliata, ma è anche e soprattutto una cosa nociva per noi stessi, perché la gelosia è solo un'altra forma di paura che ha una persona verso la propria relazione, una forma di paura basata sull'ansia costante di un tradimento, quando in verità questa cosa può tranquillamente non esistere e noi possiamo tranquillamente vivere senza. Il problema principale è solo il fatto che la gelosia viene data per assodata come elemento che senza di esso non può, cioè senza la gelosia non può esistere alcun tipo di relazione romantica o sessuale che sia. E questa cosa non fa altro che farci del male.